Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti. Scusate di nuovo per il ritardo. Appunto, c'è stato un po' un problema di accavallamento di orari. Siamo qui con Tito Boeri, che è professore di economia all'Università Bocconi, ma in particolare, diciamo, per questo evento è uno tra i fondatori, gli ideatori della Voce.info ed è il direttore scientifico del Festival Internazionale dell'Economia di Torino. Lo sentiamo stasera appunto per parlare un po' di questo evento. Noi abbiamo fatto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, abbiamo fatto tutta una serie di dirette ed è stato veramente un piacere incontrarsi online, ma finalmente per chi lo vorrà potremo anche vederci di persona a Torino per appunto il Festival Internazionale dell'Economia alla sua prima edizione e dal 31 maggio al 4 giugno. Il professor Boeri appunto è al centro dell'organizzazione di questo evento e per cui comincerei chiedendogli un po' di raccontarci qual è il tema di quest'anno, perché è stato scelto e come si intende in qualche modo svilupparlo. Dunque, il tema di quest'anno è merito, diversità, giustizia sociale. E lo abbiamo scelto perché noi pensiamo che ci sia a tutti i livelli, soprattutto in Italia, una riflessione molto seria sulle disuguaglianze che sono insorte a seguito della crisi pandemica e che rischiano ulteriormente di accentuarsi con gli shock a cui siamo soggetti con la crisi in Ucraina e il ritorno dell'inflazione. Si tratta di disuguaglianze di natura diversa che si sono accavallate, aggiunte alle disuguaglianze precedentemente esistenti che erano legate ai livelli di reddito e soprattutto alla ricchezza. Queste nuove disuguaglianze riguardano sia i processi di apprendimento, quindi i disagi e i ritardi formativi accumulatisi durante il periodo della chiusura delle scuole, che hanno spesso colpito persone che erano già in condizioni di difficoltà in partenza e che rischiano di essere quei disagi e quei divari più persistenti, perché questi giovani rischiano di trascinarsi per tutto il resto della loro carriera lavorativa questi ritardi, questi gap formativi, sia altri aspetti, quali le condizioni di salute, l'esposizione al rischio epidemiologico e il fatto che in alcuni casi il Covid ha anche delle conseguenze di lungo periodo, possono lasciare delle tracce di lungo periodo, sempre su alcune fasce di popolazione più che su altre. Poi ci sono le differenze anche nelle condizioni abitative, che nel momento in cui almeno una parte dell'orario lavorativo viene svolto da casa, e molte imprese si stanno muovendo in questa direzione, pongono le persone che hanno condizioni abitative più difficili in condizioni chiaramente di difficoltà. Noi notiamo che tra gli italiani c'è una forte indignazione per queste disuguaglianze e un livello di accettazione che è sempre più basso, soprattutto qualora queste disuguaglianze fossero il portato non già di merito, di impegno individuale, di investimenti che le persone fanno, ma di favoritismi, di condizioni di fortuna e di diciamo anche abilità innate che hanno poco a che vedere con il merito e l'impegno individuale. E quindi vogliamo affrontare questi aspetti chiamando a riflessione le persone che hanno maggiormente contribuito alla loro analisi in tutto il mondo. Chiaramente un aspetto centrale è quello della lotta alle discriminazioni. Ecco, le discriminazioni creano dei differenziali salariali, dei livelli di reddito che non sono motivati dalla produttività delle persone, dalla loro performance individuale. Chiameremo per esempio le migliori economiste al mondo che si sono occupate dei divari di genere, dei divari salariali, ma anche dei divari delle carriere lavorative tra uomini e donne. Avremo persone come Marianne Bertrand, come Claudia Goldin, come Shelley Lundberg, che sono forse le persone che appunto sono maggiormente riconosciute per aver svolto questo tipo di analisi. Poi ci occuperemo delle discriminazioni su base etnica e su base razziale. Avremo anche qui chi ha studiato a fondo, per esempio, il mercato delle abitazioni negli Stati Uniti, ha
messe in luce come André Perry, come le persone di pelle nera siano fortemente discriminate nell'accesso alle abitazioni. Avremo discussioni e anche riflessioni sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Quindi avremo questi diversi aspetti che verranno approfonditi da specialisti in materia e chiaramente questo ci porterà anche a riflettere su possibili rimedi. Uno di questi l'abbiamo in parte già individuato, ma andremo a fondo, è quello di fornire informazioni sistematiche sulla presenza di queste forme di discriminazione, perché spesso sono difficili da identificare e vengono in qualche modo messe in secondo piano, mentre in realtà sono presenti. Ci sono dei metodi per metterle in luce. Per esempio avremo un dibattito, credo molto interessante, tra Thomas Piketty, che forse alcuni di voi si ricorderanno, avere scritto un libro molto importante qualche anno fa, Il Capitale nel XX secolo, e il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, sull'opportunità di creare degli osservatori permanenti sulla discriminazione che siano nutriti da studi microeconomici. C'è questa tradizione degli audit study, per cui per esempio per capire se c'è discriminazione, facciamo l'esempio delle abitazioni che facevamo in precedenza, si mandano a delle persone che hanno in qualche modo messo degli avvisi per affittare delle case, delle domande da persone che hanno esattamente tutte le caratteristiche uguali, ma una di queste persone magari ha un nome che può richiamare un'origine nordafricana, e si vede qual è il tasso di risposta a queste richieste, da cui si desume il fatto che ci possano essere dei pregiudizi di natura razziale. Questo è un esempio. Quindi sono temi che noi approfondiremo su versanti diversi. Avremo poi delle riflessioni più generali su cos'è il merito, su come si misura il merito. Qui avremo una discussione molto rilevante tra il premio Nobel Jean Tirole e il filosofo Michael Sandel, che ha scritto un saggio molto importante, si chiama La tirannia del merito. I due dialogheranno a distanza, perché Jean Tirole farà la lezione inaugurale del festival il 1 luglio e Michael Sandel parlerà il giorno dopo. Ma chiaramente chi seguirà, voi vedrete che c'è proprio una riflessione che si muove in parallelo tra i due. Poi ci saranno tantissime altre occasioni di confronto, alcune anche sull'attualità. Chiaramente non potremo trascurare quello che sta succedendo in Ucraina, non possiamo trascurare quello che succede sul mercato dell'energia. Avremo anche qui un dialogo molto interessante tra il ministro Cingolani e Michael Spence, anche lui Nobel per l'economia. E parleremo delle difficoltà attuative del PNRR, sia con i ministri direttamente coinvolti, come il ministro Giovannini, sia con il ministro Colao, sia con le persone che sono dentro la macchina, che proprio seguono il monitoraggio e l'andamento del PNRR. Quindi avremo davvero tanti temi di attualità. Parleremo, anche guardando al di là dell'attualità, ma guardando a lunga gittata, della cosiddetta deglobalizzazione, di cui si parla molto in questi giorni. Avremo anche qui testimonianze di primo livello, come quella per esempio di Paul Antras, che è uno dei maggiori studiosi mondiali di commercio internazionale, che ci dirà in che misura stiamo davvero assistendo ad una deglobalizzazione o meno. Quindi davvero ci sono tantissime occasioni di incontro al festival. Parleremo ancora del ruolo del medio credito, del credito alle piccole aziende, del microcredito, non solo nel contrastare la povertà, ma anche nel promuovere l'imprenditorialità, con il premio Nobel per la pace Yunus. Quindi avremo tantissime occasioni. Voi potete trovare il programma completo del festival sul sito del Festival Internazionale dell'Economia di Torino. Ancora avremo molti dei protagonisti di questo festival. Sono persone che non si limiteranno a intervenire ad una sessione, ad un incontro
scontro, ma che rimarranno per tutto il periodo del festival, perché sono occasione di apprendimento collettivo. Per esempio il Nobel Pissarides sarà con noi non soltanto per parlarci dei rischi associati ai robot, se uno deve aver paura dei robot per il proprio posto di lavoro, ma seguirà gli eventi, e l'ultimo evento del festival sarà proprio una discussione con lui su cosa ha imparato durante il festival. Ecco, sì, devo dire che insomma, innanzitutto approfitto per dire che il programma del festival lo trovate anche sulla Voce, e in questi giorni sul sito abbiamo già cominciato a pubblicarli, continueremo a pubblicarli nel tempo. Trovate vari interventi di quelli che saranno gli ospiti del Festival dell'Economia, che hanno scritto alcuni articoli che introducono al tema di cui discuteranno durante il festival. Insomma, trovate già molti spunti interessanti sul sito, e insomma il Festival dell'Economia, queste occasioni in particolare, come diceva il professor Boeri, sono anche occasioni in cui si ha la possibilità di incontrare personalità, studiosi, anche nel quotidiano. Insomma, si gira per la cittadina e per la città, e si incontrano premi Nobel per la strada, al bar, piuttosto che a prendere un gelato, e insomma, tra cui il professor Boeri anche, che non è premio Nobel, ma è sicuramente una persona che fa piacere incontrare. E non le rubo tantissimo tempo, perché appunto so che è particolarmente impegnato. Le chiedo giusto una cosa al volo sul fatto che La Voce compie 20 anni. Noi il 1° giugno, tra 2 giorni, proprio a Torino, all'interno del festival, terremo un convegno appunto per il 20° anniversario della Fondazione della Voce. Lei è spesso riconosciuto come la persona che ha dato un po' vita alla nostra rivista, alla nostra associazione, anche se spesso ci tiene a ricordare che eravate in tanti, e questo lo racconteremo anche al convegno. Ma come ci si sente 20 anni dopo, con un sito che insomma nei primi 6 mesi dell'anno ha fatto comunque 1 milione di utenti, che immagino non fosse qualcosa che vi aspettavate nel 2002? No, ci si sente ancora molto giovani, e ci si sente che siamo ancora molte cose da fare e da dire, e che quel progetto ha mantenuto un suo valore, anche se chiaramente deve adeguarsi ad una realtà molto diversa per quanto riguarda l'informazione. Noi quando eravamo nati con l'idea di promuovere un'informazione approfondita, una informazione che fosse basata sui dati, sulle rilevazioni empiriche, sui risultati della ricerca economica più di frontiera, e che al tempo stesso contrastasse la disinformazione imperante, che allora era molto spesso ospitata da quotidiani e trasmissioni televisive. Quindi noi potevamo monitorare facilmente quello che avveniva a questo livello, e in qualche modo dare elementi, fare proprio la lotta alle fake news e il controllo sui fatti, il fact checking, mi spiace usare tutti questi termini anglosassoni, in modo sistematico. Adesso la realtà è molto diversa, abbiamo informazione che avviene in modo molto più frammentato sui social media, e chiaramente monitorare, controllare tutte queste cose è molto, ma molto più difficile. Tuttavia penso che siti che hanno un'impostazione come la nostra, cioè raccolgono competenze per intervenire su aspetti chiaramente specifici, noi non interveniamo su tutto, ma solo sui temi di nostra competenza, nel momento in cui acquisiscono credibilità, siano delle iniziative molto importanti. E non è un caso che se poi dalla Voce sono nate molte altri esperimenti simili, che saranno tra l'altro presenti al nostro convegno per i 20 anni, come Vox EU, come anche Vox Ukraine, che sta svolgendo un ruolo davvero molto importante in Ucraina per chiarire quello che sta succedendo, quali sono le conseguenze economiche della guerra. E quindi insomma, diciamo che dalla Voce sono nate molte esperienze simili in tutta Europa, e questo dimostra il fatto che quel progetto è ancora attuale, deve chiaramente evolvere, ma è sicuramente ancora attuale. Ok, un'ultimissima cosa, il convegno per questo 20° anniversario sarà dedicato alla memoria di Francesco Daveri, che è stato, insomma, io ho ricordi molto più recenti di Francesco, che era managing editor nel momento in cui ho cominciato a lavorare alla Voce, che è sempre stato
molto disponibile ed è, insomma, posso dire di essere fiero e di essere orgoglioso di aver lavorato con lui. E Francesco ha lavorato non fin dall'inizio, ma ha partecipato alla voce per tantissimo tempo e per tantissimi anni. Volevo chiederle un po' qual è il suo primo ricordo di Francesco, quando è stato il momento in cui è entrato un po' a far parte dei meccanismi della voce e insomma, un ricordo. Ah, Francesco era una persona straordinaria, una persona che sapeva capire le persone molto bene e che cercava sempre di accompagnare al suo approfondimento come studioso anche proprio l'interlocuzione diretta con i protagonisti. Quindi era una persona che passava lungo tempo a parlare con i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, con gli imprenditori. Quando andava ai convegni non si limitava a intervenire, si fermava, cercava di andare anche così informalmente a pranzo. Con i suoi studenti aveva un rapporto straordinario. Aveva organizzato questi cosiddetti lunch talk all'Università di Piacenza, dove proprio parlava con loro, dava loro l'opportunità anche di esprimersi su vari aspetti. È davvero stato un esempio per tutti noi, ha dato un contributo fondamentale alla voce fin dall'inizio del suo contributo, tant'è che quando sono stato chiamato alla guida dell'INPS non ho avuto dubbi sul chiedere a lui di sostituirmi come coordinatore del sito e devo dire che in quegli anni ha fatto un lavoro davvero ottimo e quando sono tornato al termine del mio mandato all'INPS ho trovato una voce ancora più arricchita, ringiovanita, con nuove energie, nuovi approfondimenti. Ha dedicato a questo lavoro un entusiasmo davvero molto molto forte. Francesco ci manca tantissimo, tutti i giorni sentiamo la sua mancanza. Sì, su questo direi che siamo totalmente d'accordo. Sì, dei ricordi di Francesco trovate tra l'altro tantissimi messaggi che avevamo raccolto a dicembre 2021, quando appunto è mancato, li trovate ancora sul sito. Quindi se volete farvi un'idea di quanta stima fosse provata per questo grande professore, questo grande studioso e divulgatore, sul sito della Voce trovate tantissimi messaggi, appunto poi ne parleremo anche al convegno con un intervento di Fausto Panunzi. E, io la ringrazio, professore, per essere stato con noi. Mi spiace che il tempo a disposizione era poco, ma insomma vi invito tutti a venire a Torino al festival e se incontrate per strada il professor Boeri potrete tirargli la giacchetta e dire che è stato troppo poco su Zoom e deve raccontarvi qualcosa in più. Quindi vi invito a venire a Torino dal 31 maggio al 4 giugno. Il 1 giugno ci sarà il convegno per il ventennale della voce all'Università, al Politecnico di Torino in mattinata. Quindi vi invito a consultare il programma, tutti gli eventi sul sito della Voce e sul sito del Festival Internazionale dell'Economia. E grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi.